Consegnati i lavori della Casa della Salute e dei nuovi laboratori del CRT a Terranuova Bracciolini. Si amplia così l'offerta integrata del settore della riabilitazione per l'utenza. Sindaco Chieni consegna dei lavori della Casa della Salute e degli ambulatori del CRT, una bella soddisfazione anche per i tempi brevissimi e della riqualificazione anche della zona intorno all'edificio. Assolutamente sì, siamo estremamente soddisfatti perché è un investimento importante di circa 2 milioni di euro che ha una ricaduta significativa per un doppio aspetto, proprio come sottolineavi tu. Da un lato la riqualificazione urbanistica di questa zona, perché questo è un edificio ormai dismesso da oltre 10 anni che fra l'altro aveva un tetto in amianto e poteva risultare potenzialmente pericoloso, è stato sostituito, è stato riqualificato l'intero edificio e vediamo che oggi il suo inserimento è estremamente piacevole e gradevole in questa area. Dall'altro lato c'è un altro elemento estremamente importante che ha ricaduta per tutti i nostri cittadini, che è l'implementazione dei servizi. Ipotizziamo l'attivazione di prestazioni per la riabilitazione del pavimento pelvico piuttosto che per la riabilitazione respiratoria. E poi nella nostra intenzione come obiettivo da sviluppare quello di proporre e implementare anche nuove tecnologie riabilitative. Per l'utenza significa avere qua dentro una risposta per carichi, per il loro bisogno assistenziale, perché la persona viene presa in carico in maniera integrata da un team di professionisti. In specifico con il CRT abbiamo dei protocolli d'intesa per quello che riguarda la valutazione delle persone che devono fare sia l'attività fisica semplice che quella complessa. Abbiamo inteso con questa realizzazione mettere insieme due realtà molto avanzate. Quella riabilitativa, che voglio ricordare ha una valenza regionale, noi magari non ce ne accorgiamo, ma il CRT è il centro più avanzato in regione per la riabilitazione, con le attività di assistenza primaria, con proiezioni anche specialistiche che realizzeremo in questa nuova struttura bellissima, ben colorata, che insomma sarà anche di accoglienza.